Hi guys, how are you? Come state? Pronti per la nostra lezione di inglese? Bene, allora, vi ho preparato l'ultimo file. Oggi guardiamo l'ultimo verbo importantissimo, utilizzatissimo nella lingua inglese e poi ritorniamo a lavorare sul nostro libro. Oggi parliamo del verbo can. Il verbo can, a differenza di be, have, e do che abbiamo studiato, viene definito come verbo modale. Adesso vi spiego il perché. È molto semplice, guardiamolo insieme e se ci sono dubbi, perplessità, problemi, mi scrivete una mail e vi rispondo. Allora, il verbo can è il verbo che è più usato, viene definito come verbo modale. I verbi modali servono a modificare il significato del verbo che li segue. Ovviamente can non lo troverete mai da soli, da solo, ma è sempre accompagnato da un altro verbo. Quindi vengono definiti modali perché servono per modificare il significato del verbo che li segue. Questi verbi infatti non sono mai da soli, ma sono sempre seguiti da altri verbi che indicano delle azioni. Il verbo modale ci aiuta a capire come, perché o quando si verifica un'azione. Prima di vedere come sempre le varie forme del verbo al presente, dobbiamo sapere che il verbo can assume, può avere vari significati. Può indicare un'abilità, quindi il sapere, il poter fare qualcosa, essere in grado di fare qualcosa, il poter fare qualcosa. Può significare un'opportunità, quindi significa avere la possibilità, l'opportunità di poter fare qualcosa. Può indicare una richiesta, quindi chiedere a qualcuno di fare qualcosa, poter fare qualcosa. Il permesso, di dare o non dare il permesso di poter fare qualcosa, vedete, indica sempre il potere, ma in base al contesto, in base alla frase, assume un diverso significato e può anche prevedere la possibilità, quindi descrive la possibilità o anche l'impossibilità di fare qualcosa. Il verbo can, a differenza degli altri verbi, è molto più semplice perché non prende mai la S alla terza persona. Quindi, adesso che andiamo a guardare, saranno semplicissimi da coniugare. E quindi, di conseguenza, sarà uguale in tutte le persone. Ma andiamo a guardare le tre forme. La forma affermativa. Il verbo can ha la forma affermativa è, come dicevamo prima, è uguale in tutte le persone. I can, you can, he, she, it can. We can, you can, they can. Guardiamo degli esempi. I can swim. Io so nuotare. You can go to the toilet. Tu puoi andare in bagno. He can play the guitar. Egli sa suonare la chitarra. Vedete, vi ho messo sia potere che sapere. In base al contesto della frase, ovviamente lo possiamo tradurre con potere o sapere. She can use the phone. Ella può usare il cellulare, il telefono. It can be my dog. Può essere il mio cane? Esso può essere il mio cane. Vedete, è un po' una forzatura, però per fare una traduzione letterale. We can watch the TV. Noi possiamo guardare la TV. You can tell me a story. Voi potete raccontarmi una storia? They can call later. Essi possono telefonare più tardi? Ok, vedete quindi il can è sempre accompagnato da un altro verbo e indica possibilità, potere, sapere, insomma, tutte le cose che abbiamo visto prima. La forma interrogativa è molto semplice, basta invertire la parolina can con il soggetto. Can I, can you, can he, can she, can it, can we, can you, can they, can I swim, can you go to the toilet, can he play the guitar, can she use the phone, can it be my dog, can we watch the TV? Vedete, c'è sempre il can e poi c'è il pronome, c'è il soggetto. Can I, can you, can he. Ok? Alla forma negativa, attenzione. Alla forma negativa, alla parolina can diventa cannot, però si utilizza sempre la forma contratta can, can't, ok?
che è la forma più usata. Vedete, teoricamente sarebbe I cannot, you cannot, he cannot, ma in tutti i testi, sui esercizi, sui dialoghi, si usa sempre I can't, you can't, he can't, questa forma qui contratta che abbiamo messo in verde. She can't, it can't, we can't, you can't, they can't. Io non posso, tu non puoi, egli non può, esso non può, e via di seguito. Vedete? I can't swim, you can't go to the toilet. Ok? Vi studiate il verbo can e vi fate questi due semplici, semplici esercizi, rispondendo alle domande in maniera completa e guardando queste due figurine, queste due piccole immaginette, rispondete alle domande. Ok? Se ci sono problemi, mi scrivete. Questo esercizio, visto che è un file in digitale che ho fatto io, me lo potete inviare facilmente. Ok? Me li inviate, li controllo e se ci sono problemi, mi scrivo. Buon lavoro e buon riposo. Domani è il 1º maggio, la festa dei lavoratori. Ci prendiamo una giornata di festa, quindi non facciamo lezione. Ci vediamo lunedì. Ciao ragazzi, buon riposo.